La Pinacoteca Tosio Martinengo, dopo 10 anni di chiusura al pubblico, verrà riaperta e sarà un altro tesoro artistico che sbalordirà tutti i visitatori. Non solo i quadri del Ceruti, detto il Pitocchetto per il genere pittorico che aveva come soggetti i principali i poveri, i reietti, i pitocchi appunto, ma una collezione che va dalla storia dell'arte bresciana del 300 al 700, con opere del Filippini, del Moretto, detto il Raffaello Bresciano, del Romanino, dell'Otto e di Raffaello. Queste opere d'arte verranno risaltate da incantevoli stanze tappezzate di colori accesi come il rosso cardinale, il blu di Prussia, luci a red, climatizzazione a pavimento e che renderà indimenticabile la visita. Un lavoro minuzioso curato nei minimi dettagli fatti in sinergia tra Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della provincia di Bergamo e Brescia e Fondazione Cariplo, che ieri in conferenza stampa ha mostrato in anteprima il meraviglioso restauro della Pinacoteca restituita finalmente ai bresciani che potranno visitarla dal 17 marzo. Sì, no, abbiamo grandissima emozione nel poter consegnare ai bresciani, dopo 10 anni di chiusura, la Pinacoteca, dove una Pinacoteca veramente riqualificata, rigenerata, che crea stupore sicuramente a chi la vedrà. E andiamo avanti in questa direzione del recupero del patrimonio che piano piano stiamo restituendo ai bresciani nella sua musealizzazione. La Pinacoteca era un obiettivo strategico e verrà completata poi con questo grande tetto in cristallo che completerà anche il chiostro nell'arco di pochi mesi subito dopo l'inaugurazione, ma nel frattempo apriamo le 21 stanze che hanno un'eleganza da grande museo internazionale, perché noi vogliamo essere una città europea, una città moderna, ma anche una città capace di riaccogliere la sua storia, così come abbiamo fatto per la musealizzazione della Quarta Cella, la riapertura del Teatro Romano, l'apertura del Palazzo di Moca, così come abbiamo fatto per il mercato dei grani, così come faremo per la stanza Tosio, così come stiamo facendo per il rilancio del castello. Brescia è, come è stata definita, un'enciclopedia, e in questa enciclopedia ognuno va e sfoglia le pagine che più gli aggradano, e quello che mi colpisce in positivo è che piano piano Brescia sta cambiando verso e sta per essere sempre più percepita come una città dove si possono fare due passi e si vedono delle cose straordinarie. Beh sì, devo dire che grazie all'amministrazione comunale di Brescia questo è stato possibile, perché hanno creduto in un progetto particolarmente avveniristico. Abbiamo concentrato tutti i desideri in un involucro straordinario, e farlo in un palazzo del 500 come Palazzo Martinengo da Barco non è stato semplicissimo, dove abbiamo veramente pensato a una sorta di museo dei sogni, pensando al meglio che esiste in Europa in questo momento e al massimo che può offrire la tecnologia, e coniugandolo a evidentemente un edificio storico e a una collezione di importanza storica notevole. Quindi quello che vedranno i nostri concittadini e tutti coloro che vorranno visitare queste sale sarà proprio un punto di caduta, un punto di sintesi in cui tradizione e innovazione, in cui classico e contemporaneo cercano di fondersi in un percorso espositivo che non pensa solo agli specialisti, ma pensa a tutti i cittadini, pensa anche ad emozionare, pensa anche all'idea della piacevolezza di una visita e di un momento in cui si possa essere veramente orgogliosi di essere bresciani.